Bene, amici del Bibatti Tech Channel, eccoci qui nel video di oggi, che è un video, diciamo, sul fai da te che penso possa essere utile a molti. Infatti andremo a fare un trattamento completo a questo mobile in legno, che in particolare si tratta di un biliardo, perché sta venendo letteralmente mangiato e divorato dai tarli. Come voi vedete, infatti, qui sotto vedete proprio tutta la segatura prodotta dai tarli che è caduta esattamente dalla parte superiore del nostro tavolo, che come voi vedete inizia ad essere veramente interamente mangiato dai tarli. La situazione è appunto molto preoccupante. Qui andremo come prima cosa, e ringrazio il mio amico Mauri per il suggerimento, come primissima cosa con il nostro compressore a soffiare via tutta questa segatura, tutta quella presente ancora nei fori e anche i tarli stessi che lì vi si sono intrufolati. Dopodiché passeremo con il nostro pennello tutto il prodotto antitarlo apposito per legno e andremo ad imballare tutto nel cellophane per almeno un 48 ore, sigillando bene il tutto, per essere sicuri che ogni singolo tarlo possa essere eliminato da questo appunto mobile. Come voi vedete qua la situazione è già molto avanzata e anche molto preoccupante. Vi lascio quindi ora al timelapse. Nel frattempo volevo anche farvi notare che la ciabatta Brennenstuhl che uso solitamente per questo tipo di operazioni è anche saltata, nel senso che è entrata in protezione perché, come immaginavo d'altronde, avevo collegato qui sia il mio compressore che anche il faro che utilizzo per le mie riprese, che non ha niente a che vedere con i LED, appartiene a penso 1 o 2 generazioni fa e quindi è un faro da 2 kW. E quindi probabilmente sommato a anche la potenza del compressore elettrico è arrivato tranquillamente a 3,5 per un determinato periodo di tempo e quindi ha fatto saltare la ciabatta. Quindi ora ho smistato ovviamente compressore e lampada per le riprese su 2 prese differenti. Questo anche per andare a testare, diciamo, la protezione della ciabatta che funziona perfettamente. Ora riprendiamo pure con il timelapse. Eccoci qui con 3 prodotti antitarlo che sono tutti molto simili tra loro. In particolare, questo siamo andati ad acquistarlo. Vediamo se riesco a mostrarvelo, se la luce è a favore. Perché degli altri ne avevo solo ormai degli avanzi. Infatti, sia questo che l'altro, diciamo, sono già aperti e già utilizzati per lavori precedenti. Cosa importante, addirittura insieme a questo prodotto antitarlo veniva fornita la sua siringa in modo da poterlo andare a iniettare direttamente nei fori. Ma noi invece cosa faremo? Dato che abbiamo a disposizione questo cellophane che anch'esso sono andato ad acquistare apposta per l'occasione, nel quale avvolgeremo appunto tutto il nostro mobile e lo lasceremo per 2 o 3 giorni, questo è il tempo consigliato, completamente avvolto con il suo prodotto antitarlo applicato,
lato potremo anche andare a spennellare il prodotto. Quindi in questo recipiente di plastica che poi andremo a gettare, che abbiamo recuperato, andremo appunto a inserire il nostro prodotto e con il pennello andremo poi a spargerlo su tutta la superficie. Dopodiché con il nostro telo e con del nastro, diciamo, di carta da pittore, andremo a sigillare il mobile, che resterà, diciamo, chiuso per 2-3 giorni, di modo da lasciare agire il prodotto. Questo mi risparmia il dovere, dato che qui il lavoro è molto cospicuo, il dover iniettare ogni singolo foro, cosa che ho già fatto in precedenza, con la siringa. Quindi io direi che ora vi lascio al timelapse e buona visione. Thank you.
Bene amici, di tutta quest'ultima parte, ovvero dell'imballaggio con il cellophane, non vi ho fatto il timelapse, infatti mi sono fatto aiutare da un amico, ma come voi vedete sono andato ad avvolgere completamente il biliardo con questo cellophane, facendo molta attenzione, infatti qui sotto, se riesco a farvi vedere, a mettervelo alla luce, su tutti gli angoli ed anche a metà del lato lungo ho messo dei rotoli di scotch e appunto nastrando in questo modo con lo scotch di carta, lo scotch da pittore, ho fatto in modo che il cellophane non andasse mai in nessun caso a toccare né ovviamente il campo da biliardo, ma nemmeno le sponde, infatti come voi vedete è completamente sollevato, sia in centro che anche su tutti i lati, grazie alla tensione data da questo scotch di carta, di modo da appunto non toccare le sponde. In questo modo si andranno ad eliminare tutti i tarli. Questa è forse la parte più importante di tutta l'operazione, infatti resterà così per circa 3 giorni, infatti sono consigliati 2-3 giorni, ma meglio 3 se non vi serve, diciamo, nell'immediato. E appunto in questo modo si andrà a creare un ambiente, avendo spalmato il mio composto antitarlo con il pennello su tutta la superficie in legno del biliardo, si andrà a creare un ambiente tossico per i tarli che quindi, anche dove non sarà arrivata a penetrare la vernice, farà in modo che essi vengano eliminati. Quindi appunto volevo mostrarvi quest'ultima, diciamo, struttura, tensostruttura realizzata ad hoc, e quindi con questa immagine che io vi ricordo, se il video vi è piaciuto, di lasciare un like, di iscrivervi al canale e di condividerlo con i vostri amici. Un saluto a tutti e una buona giornata dal Bibatti Tech Channel.